610, la passeggera Coriolani Trubetskoi, ripetiamo Coriolani Trubetskoi, è pregata di affrettarsi all'uscita numero 4. Ma non ti preoccupare, attenzione, per il volo Pan American numero 610, la passeggera Coriolani Trubetskoi è pregata di affrettarsi all'uscita numero 4. Grazie. Allora c'hai pronto, apri pure. Prego, prima i signori con la carta d'imbarco color azzurro. Grazie. Coriolani Trubetskoi, vero? Si accomodi, per favore, dobbiamo chiudere. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno. Dia pure il portagioie. Cassetta di sicurezza numero 28. Buongiorno, contessina. Il 125 per la contessina. Il 125 per la contessina. Il 125 per la contessina. Il 125. Mi scusi. Signor Conte, buongiorno. Il 123 per il Conte Matteo Colombo. Fiora? Roba che...
Dato che qui una dolce esclude l'altra, pensa che il signor accanto mi permetterà di finire la mia? Grazie. Pronto? Non escludo affatto. Across the ocean, we go sailing on and on into the sunshine. On our way, life is so good to us now. Feeling good, feeling free, we're alive. Chiesto Londra, quando chiamano mi porta il telefono? Senz'altro. Londra per il 125 al Solari. Londra, contessina. Londra, signor Conte. Allo? Yeah? No, signorina, non è per lei. Ma come non è per lei? Listen, they are delivering my new boat. They want to test it. I'll see you in Mallorca. Who? Onassis. Okay, do your best. Cancel New York. I'm on holiday, you understand? Yes, I'll find out it's you. Skip Vadim. Okay, bye. Just for the taking. Nearer now. To the end as we go. Feeling good. Feeling good. We're alive. E lei, gliel'ha mai detto nessuno che il suo modo di fare è tipicamente infantile? No, perché non ne parliamo un po'? Dove vuole arrivare? In un letto. Con questo caldo. Parlavo con Warren perché siccome è rimasto a Londra. Il ragazzo Rochester, simpatico, no? Odioso, ora lo richiamo e disdico la crociera. Ho trovato lei, cosa ne pensa? E che Van Clift vengono domani sera. Allora fino a domani pomeriggio è mia. Ah! Per la notte non insisterò. Ma come? Ci perdiamo la notte. Senti, come ti chiami? Il nome vero, voglio dire. Ma è un test psicologico o un gioco?
un gioco di società, Coriolani Trubescova. Vecchio allora. Come genere andava di moda a Londra, ma l'anno scorso. Ghiaccio? Grazie. Grazie sì o grazie no? Sei perfetta, sì. E va bene, comincio io. Non sono il conte Mattei Colombo. Non sono miliardario e nemmeno milionario. Vivo come capita. Sono completamente sconosciuto nell'High Society. Ma sono sempre a caccia di donne particolarmente interessanti. Cioè ricche, seducibili, grazie, e alleggeribili. Interessantissimo. E io a quale categoria apparterrei? A tutte e tre, naturalmente. Naturalmente. E questo appartamento? Champagne, vestiti, motoscafo. Ferri del mestiere, polvere negli occhi. E tutti quei nomi? Basta sfogliare i rotocalchi. E Londra? La telefonata di ieri mattina? Regola prima, chiamare Londra appena si arriva in un buon albergo. Ma tutta questa roba? Regola seconda. Avere tante belle valigie per arrivare in un buon albergo. Magari ben chiuse e piene di niente. Come il tuo portagioie. Il mio? Portagioie. Non volevo rubartelo, non è nel mio stile. E di là lo hanno portato con il whisky. Scommettiamo che è vuoto. Però hai visto il cameriere. Ma sì, che mi dava la lettera. Che lettera? Dai, me l'ha portata col whisky. È un tipo di lettera che funziona sempre. Me la sono scritta io. Ne ho una decina pronte. Eccola. Un parente ha un amico in difficoltà. È dimostrato che nessun uomo rifiuta un prestito a una Trubescoi che sta per infilarsi nel suo letto. È fantastico. È fantastico. Ma allora quando è che mi sono tradita? Mai. Sei stata assolutamente perfetta. Ah. Sei uno snob, guarda. E allora? Appunto, troppo snob per una vera snob. Dio, che meraviglia. Che meraviglia che tu non sia conte, ci pensi? Che io non sia contessa, che non debba mentirti, che non debba sedurti, che non debba truffarti. Dio, che bello. Ah, che bello, siamo due figli. Ah, tutto calcolato. Il recupero del motoscafo a 150 metri di profondità costerebbe di più dei 20 milioni di premio. E ci compriamo un motoscafo molto più grande. No, questi li mettiamo a frutto. E li raddoppiamo. In poche settimane voglio a frutto. Piuttosto dove si comincia? Idee? Ne evitiamo gli luoghi comuni. No le Hawaii, no Miami, no Saint-Tropez. Please don't go away. Don't tell me your name. Unbelievable. Please don't let me know what is in your mind. Unbelievable. Say a word, hold my hand and smile, as you do just now, for you, oh you don't know, for you, oh you don't know, unbelievable. Please don't go away,
Scusi molto. Mi perdoni, signora, ma quella non è una nocciolina americana? Certo. Sono straordinari, specialmente per le distonie. Bisogna tenerle 30 giorni nell'etere. 30 giorni? Nell'etere? È una ricetta turca, l'ha data una specie di odalisca a mio fratello. Conosce una quantità di ricette del genere. Ma guarda, straordinario. Vuol provare? No, scusi, non ha del whisky decente? Decente, signore? Mi permetto di farlo osservare che qui abbiamo le marche migliori, le più richieste. Appunto, allora andiamo sulle meno richieste, non so, serie 30 anni Ballantyne. Oh, certo, ne teniamo sempre qualche esemplare nella cassaforte e ho la chiave con me. Ecco, grazie. Ho sentito tutto, signore. Lei non sa di aver provocato a me un autentico tuffo al cuore. Mi permette di spiegarmi. Per noi scozzesi, il Ballantyne, serie 30 anni, è più di un whisky pregiato, più di una semplice bottiglia. È una vecchia gloriosa bandiera. Comprendo, signor... Clay, Albert Clay. Mattei Colombo. Signor Matteo, io fabbrico una bibita ambiente, la Clay Cola, sempre meglio della Martin Cola. Ma nel mio cuore, mi creda, non sono molti a conoscere la serie 30 anni e quando se ne incontra uno... Io in fondo non sono un vero conoscitore, ma ho qui con me una grande esperta di whisky. Ah, eccola che arriva. Ah, sua moglie? No, mia sorella. Ah. Mio fratello, devi assolutamente insegnare le tue ricette alla signora. Non soltanto, mi deve raccontare anche tutto sulla Turchia. Ho sempre avuto una grande passione per quel paese. Naturalmente, la serie extra. Suo fratello mi ha detto che lei... Che io? È un'enciclopedia vivente per il whisky. Giovanna? Sì? L'oblò lo vuoi aperto o chiuso? Tra mezz'ora arriva. Meglio aperto. E tu cosa vuoi, Liolis o Chopin? Meglio Chopin. Direi che come epoca ci siamo. Come sei bella. Come? Su, regola terza. Al primo appuntamento essere... Giusto, giusto, hai ragione. Oh. Subito, a lavoro, su. Prezzo, hai ragione. Guarda un po', guarda che disordini che sono capace di mettere. È un disordine anormale, niente, sono una dissociata. Sei avvertito, eh? Se vuoi che faccia presto, non devi guardarmi così. Senti. D'accordo. Dopo. Come sei bello. Sei proprio bello, eh? Hai notato il passato. Uno dice, è passato. E invece no. Il passato non è mai passato. L'ho lasciato da 5 anni, Ruth. E stamattina mi ricompare come un fantasma. E ora sul ponte, se non ci vado, si butta. Posso?
Oh, Albert, bisogna che mi scusi, purtroppo sto per uscire. Dopo 5 anni una donna mi è ricomparsa davanti come un fantasma. Mi ha telefonato dalla piscina. Se non vado si butta e non sa nuotare, capisci? Ah, sì, è ben chiaro, tu resti, eh? Altrimenti mi offendo. Come a casa tua. Il tuo whisky, una poltrona comodissima, fumi la pipa. Puoi andare, venire e anche ricevere. Oh, guarda chi c'è, Ruth. Che piacere, come mai? Vi prego, perdonatemi, ma io non sopporto i ricatti. Fossero ricatti materiali, ma i ricatti morali non li reggo. Buongiorno. Io cercavo Franco. Oh, eccolo qui, finalmente. L'abbiamo cercato dappertutto. Ma anch'io vi ho cercato. Sono così annoiata per questo invito del capitano. Volevo tanto passare un altro pomeriggio con lei. Non importa, cara. Anche Franco? Anche Franco. Ah, però domani non ci sfuggirete. Naturalmente, certo, cara. Scusa, mi spieghi perché oggi non vediamo i Clay? Perché vediamo i Marton. Chi? I Marton, quelli della Marton Cole. Ma quando l'hai conosciuti? Fra mezz'ora. Oh, grazie, signor Marton. Come ha detto, scusi? Oh, mi scusi, l'avevo scambiata per Edward B. Marton. Ma io sono Marton, infatti. Quella della Marton Cole. Solo che non ricordo dove. Mi ha visto, non ne dubito. Signor? Marton. Perdoni, signorina, ma sono molto sicuro di essere. Vediamo, lei conosce i Gilbert a New York? Certo, l'ho conosciuta lì. Ora ricordo. Io proprio no. Arrivederla, signor. Vabbè, non si preoccupi, non ha importanza. Se non vado si butta. Comunque intesi, tu resta, come a casa tua. Giovanna? Oh, Alice, che piacere. Come mai? Vi prego, perdonatemi, ma io non sopporto i ricatti. Fossero ricatti materiali, sì, ma i ricatti morali non li reggo. Buongiorno, io cercavo Franco. Sono anche simpatici, lo so, mi fanno pena. Ti rendi conto che adesso siamo noi il loro grande diversivo? Sono di quelli che basano la loro vita sui soldi, tutto previsto, tutto programmato. Forse per questo, anche volendo, non riuscirei a essere geloso. Non è solo che non siamo gelosi. È qualcosa di diverso, di più. Vedi, il fatto che... io sapevo che tu eri di qua. E tu sapevi che io ero di là. Beh, non si può spiegare, ma... mi dava un senso di pace. Di sicurezza. È come se io e te... proprio così, sappiamo che... mai. Non potremo mai tradirci.
Albert. Un piccolo malessere passeggero. Prenderò un po' d'aria. Scusami. No, non è niente, Ruth. Poi torno. Solo una boccata d'aria. Mia sorella fa così. Prende e butta. Perché non è una ladra, è una cleptomane. E così Alice Marton vuole da me il valore dell'anello. Oppure, beh, insomma, tu mi capisci. E le cederai, Franco? Comprendimi, Ruth. Ne va dell'onore di mia sorella. Mio fratello, capisci? Io dovevo capire. Sapere che non poteva più essere guarito. E quando l'ho visto con l'orologio di Marton, ho avuto presentimento. Di cosa? Quella malattia che si ruba, cleptomania. Comunque, per una donna non brutta, far tacere un uomo non è poi così difficile. In che modo? Albert, caro, caro Albert, te l'ho detto, quello vuole i soldi, oppure capisci? Ah sì? E tu cederai a Dick Marton? Ti prego, sapessi come mi guarda. Con certi occhi. D'altra parte io non ho i contanti. Quello non vuole assegni. Mi fai i ricatti materiali e io non li reggo. Aspetta. Sì. Non è niente, Alice. Sto benissimo. Prenderò un calmante, una pastiglia, non importa. No, non è niente, Dick. Mi basterà un po' d'aria. Vai di là. Ciao, Edward. Le cederai, Franco? Ne va dell'onore di mia sorella. E tu cederai a un Albert Clay? Pensi come mi guarda? È un mostro con certi occhi che... D'altra parte io non ho i contanti con me. Uffa. Fai i ricatti materiali. E io non li recco. Aspetta. Senti. Sì. Thank you.
135 gradi, perfetto. E di fronte, Trieste. Ah. Trieste italiana, ritorno nella madre patria. Cosa hai detto? Madre patria. Eh? Niente. Non è che volevo offendere la patria. Ma che patria? La madre. Oddio, me la sono dimenticata. Mi sono completamente dimenticata mia madre. La mamma. Se è la sua festa, puoi sempre mandarle un telegramma. Abbiamo il radiotelefono a bordo. Ma no, mi sono dimenticata proprio lei. Beh, cosa vuoi fare? Prima o poi i genitori si dimenticano. È un fatto di crescita, di maturazione. Ah, ma non hai capito allora? L'ho dimenticata in un albergo al posto di 3 milioni di conto da pagare. Ah. In ostaggio. Capisci cosa ho fatto? Sì, sì, ho capito. Sì. Ma quanto? Vediamo un po'. Aspetta. Che anno è adesso? 64. E dov'è quest'albergo? Beh, è da... Eh? È dall'altra parte. 40 centimetri da qui. Secondo te quanto ci mettiamo ad arrivare, Franchino? Un attimo, no? Con tutta la buona volontà. Ho proprio paura che dobbiamo fare il giro, sai? Oh, ma ancora non capisci? È una donna anziana, Magari l'avranno tenuta prigioniera, l'avranno maltrattata. Sì, ma vedi... Franco, ti prego, non c'è un minuto da perdere, dobbiamo correre. Ti prego, subito, su. Calma, ti aspetta. Se prendiamo una macchina veloce, sì. Velocissima, sì. Attraversiamo l'Italia. Sì. E scendiamo di qua. Sì. Sì. Già, ma di questo motoscafo cosa ne facciamo? Il porto più vicino a 100 km da qui. Ma non è assicurato. Sei sicura che fosse qui? Ma sì. Io guarda, se ho una cosa, è il senso dell'orientamento. Poi scusa, la collina a picco sul mare, la strada polverosa. Non mi pare mica questo l'albergo. Franco! C'è un indiano? Inoffensivo, magrissimo. Franco, qui c'è qualcosa di strano. Non è normale vedere un indiano. Certo, assolutamente anormale. D'altra parte siamo a momento logici, no. Scusa. No, lascia stare la logica perché mi esatto. Ok, proviamo a cambiare collina. Allora siamo arrivati.
Non mi sembra mica questo, sai. Così cambiato. Erano dei bungalow. Con tutto il tempo che è passato. È inutile, non la troverò mai più. Non potevo non tentare. Ma certo, poi è stato un viaggio bellissimo. Adesso un sonno. Di corsa! Tutto cambiato. Dove sarà? Signorina, ma ne è sicura? Non lo so. Me ne sono accorta tutto in un tratto. Eppure due minuti prima l'avevo. Vede, non è per il valore della collana, è che non può essere svanita, questo è sicuro. Mi dispiace. I signori desiderano? Che paura, andiamo via. Desideriamo dormire. Spiacente, signori. È impossibile. Cosa fanno lì sotto? Un nuovo gioco? Un gioco di società. Come? Signori, mi dispiace, ma non abbiamo camere. Di quelle che andavano di moda a Londra qualche anno fa. Sì, 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 qui. E non possiamo nemmeno sistemarvi nella hall. E sul mare, per favore. E silenziose. In alto, vero? E con terrazzo. Con terrazzo. Signori, ritengo di avere sufficientemente chiarito che non abbiamo camere né alte, né basse, né silenziose. A te è sembrato sufficiente? Il modo in cui l'ha chiarito, no. Vede, non l'ha chiarito sufficientemente. E invece a me pare di essere stato chiarissimo. Hai sentito? A lui pare. A chi? È inutile, lo vedi, non capisce. Non lo sa, non lo sa. Comunque non abbiamo intenzione di restare. Cercavamo la contessa Trubescoi, nostra madre. Oh. Ma dato che non c'è... I figli della contessa Trubescoi? Oh, ma dovevano dirmelo subito. Ma parla di tua madre. Purtroppo la contessa è fuori. Dio sia lodato e viva. La signora contessa viaggia molto da quando ha comprato l'albergo. Ma non ci sarà un equivoco. E lei, c'è tutto il suo stile. Cristiana! Cristiana! Sai dov'era la collana? L'avevi lasciata nel portaciglia, in camera. Signori, io vi chiedo solo di essere clementi. Ragazzo? Pacchini? Sveglia! Oh, ah, pardon. Ma lei è bellissima. Ne è sicuro? Pardon. Prego. Oh. Caro conte, cara contessa, sono desolato. La contessa parla tanto spesso di loro, specie del signore. Diplomatico, vero? Li alloggia nel suo appartamento intanto, tutto l'ultimo piano. Un piano? Uno solo, siamo in due. Perdon. Senta, la sveglia giovedì alle 11. Oh, qui è proverbiale per il silenzio. All'orecchio. Anch'io. Ah, beh, è un elicottero. Allora è giusto. Oddio. Quanta gente. Lei è la sorella di quello che ha detto che eri bellissimo. Simpatico. Ah, sì, sì, lui deve essere il fratello di quella che ha perso la collana. Quella invece è una busta. Quando ci svegliamo ci pensiamo. Ma è sempre quella? Sì, mi sembra. Mi sembra molto a terra. Ah, una ricca isterica. Sì, piuttosto strano. Collane, elicotteri, buste sigillate. Bisognerebbe approfondire, sai. Non starebbe più comoda in un letto? Molto più
comoda. Dio, se pesa. No, io la prossima base. Un po' là. Vediamo un po'. Mano buona, ma troppo smalto. Denti belli, ma poco smalto. Capello arido. Pori evidenti. Questa poi. Solito tentativo di violenza con graffiti. Ma dico io che ci stanno a fare i fratelli. Beh, io ho bisogno di qualcosa anch'io, per vegliare. Anch'io. Ah, già. Il fratello. Bisognerebbe avvertirlo. Dove sono? Coraggio. Sei tra amici. Il signore mio fratello ed io dobbiamo prima svegliarci un po'. Salve, bellezza. Come? Senti un po'. Chi è stato? Non lo so. Ma come non lo sai? Sarà stato uno che era con te, che voleva fare chissà che cosa, allora tu ti sei ribellata, lui ha perso la testa e brum! Voleva violentarmi, vuol dire. No, no, voleva uccidermi. Ma dai, su, ucciderti, ai tempi nostri, in questo modo così, non esiste. Voleva strangolarmi. È entrato nella mia stanza, ma io l'ho sentito. Sono riuscita a fuggire fino alla porta, ma lui mi ha raggiunto, mi ha buttato sul letto e... Per ucciderti meglio. Di un po', come ti chiami? Cristiana. Brava, Cristiana. Adesso vedrai che è tutto passato. Avvertiamo tuo fratello. No, non lo fate, per carità. Mi vogliono rapire, lo so. Ho paura, perché voi non mi credete, vero? Ma certo che ti crediamo, perché non dovremmo crederti. Adesso resti qui, ti calmi, dormi e noi andiamo di là. E se vuoi ti chiudiamo anche a chiave. Contenta? Posso restare? Grazie. Dico, qui la gente che si fa portare la posta con l'elicottero, ti rendi conto? Senti, che l'aggressione sia collegata con quella busta. Comunque io penso che se lei volesse... Dì, ma quella è lei. Dai, seguiamola. Ma chi è che guida? Non ho visto. Corri, prendi l'auto, svelto. Sì, andiamo. Senti, per seguirli li seguo. Ma non ha proprio l'aria di un rapimento. È la mezza morte, ci rispunta. Il Mercedes nera. No, e chi è? Non è Blaze. Ma dico, si fermeranno ad un certo momento, no? Sì, sì. La terra è tonda. Tu ci scherzi? Che scherzo, figurati. Qui questi possono andare avanti all'infinito, girando in tondo. Ma tu non hai freddo? No. Io ho fame. Hai fame? Eh? Ho sete. Ah. Vai. Ma chissà dove andranno. Io rido per loro. Ma tanto si dovranno fermare per forza. Ti daranno la benzina, no? Abbiamo finito la benzina. Oddio, no. Oddio, sì. E ce li siamo persi. Amen.
Oh. Cosa? Ma è quella. Beccata. Non ci sfuggi. Regola quarta, affidarsi alle intuizioni. Io ho capito subito che... Che razza di posto, per niente rassicurante. Mm. Sei sempre dell'idea. Ma certo, le cose diventano interessanti quando si complicano, no? Questa volta è morta sul serio. Di no, respira. Dai, presto. Su, coraggio, è già passato. Oh, ma tu guarda che modo complicato di morire. È stato lui, è stato lui. Ancora? Sempre sul letto. No, no, non ci sono letti qui, su quella Senti, rete. Però questa volta racconti tutto, eh? A parte, possibile che ogni volta che ti vuole uccidere ti spogli? Boh. Che c'entra? Quello è l'alibi. Come? Ah. Alibi? Di che cosa? Mi portate via con voi, ve ne prego, lontana da qui il più possibile. Cioè quanto? No, perdonatemi, ma io devo capire, eh? Non... Beh, logico. Vedi, è una ragazza piena di logiche. Insomma, è mio fratello. Eh? Chi? L'assassino. È una storia lunga. Ritiene di aver subito un torto su una grossa eredità del nonno. L'ha presa male e allora ha deciso di farsi giustizia. Capite che se il delitto ha sfondo sessuale, nessuno va a pensare al fratello come un possibile assassino, no? Beh, giusto. Allora che cosa aspetti a denunciarlo? Ma come si fa? È mio fratello. E con questo lui ti ammazza e tu dai retta alla voce del sangue. Senti, Franco... Ma se la signorina ritiene che è meglio non avvertire la polizia e tenere la cosa in famiglia, avrà le sue buone ragioni, eh? Ma ti rendi conto, Franco, che certi arrivano ad ammazzarsi per i soldi? Noi, beh, grazie a Dio per noi è diverso. Ci piacciono da morire anche a noi i soldi. Guardi avanti. Solo che a noi ci servono per vivere. E anche per questo che ci amiamo, no? Messa bene, eh? Accidenti. Ma questo è... Questo è il famoso testamento per cui il fratello ha tentato di ucciderla. Ehi, dico, ma è quasi un miliardo. Sai quando io stavo tre motori Maserati? Oggi si può fare il giro del mondo, sai? Dove sono? Oddio, mio fratello! Fatemi scendere! Ma no, ma dove vuoi scendere? Sei con noi qui, scendendo. Coraggio, Dante, ti stiamo portando lontana da tuo fratello, non sei contenta? Che cari! Oh, che bello! Voi non sapete quanto vi devo. Un miliardo. E dove stiamo andando, scusa? A Londra. Magnifico, no? C'è il Tamigi, lo smog e poi gli inglesi. Oh, Londra... Se Londra è così grande, è il posto ideale per nascondersi. Ci sono stata da bambina. I tetti, la nebbia, tutti quei parchi. Papà ci veniva a comprare le camicie.
Ma pensa, che bello. Invece nostro padre la mandava qui a stirare. Ti ricordi, Franco? No. Ma come non ti ricordi? Eh no, non mi ricordo affatto. Non mi dite che quella è la manica. Come? Manica? No, no, non credo. Sarà un canale di irrigazione. È bello lo stesso. È tutto tanto bello. Perché siamo in alto, è un effetto ottico. Da vicino è uno schifo. Ma che dici? Oggi mio fratello è proprio insopportabile. Sarà all'altezza, vero? Al contrario, lo trovo simpaticissimo. Ma certo, ma soltanto certe volte. Anche lui ti trova meravigliosa, sai? Tra le ragazze più exciting che abbia mai conosciuto. E ne ha conosciute. Me lo diceva mentre dormivi. Su, Franco, è vero che me lo dicevi mentre dormiva? Certo che è vero. Infatti somiglia enormemente a mia moglie. Hai sposato, fortunata quella donna. Beh, mica tanto. Non puoi sempre vivere nel suo ricordo, sono 3 anni che è morta. Non può sempre vivere nel suo ricordo, sono 3 anni che è morta. Ah, un incidente. We have men on first and second base. Non posso sempre vivere nel suo ricordo. Sono 3 anni che è morta. Across the ocean, we go sailing on and on into the sunshine. On our way, that feels so good to us now. Ve le porteranno fra poco, comunque sono già arrivate. Ah sì, e come stanno? Bene, credo. Eccoti qua. Resteranno sicuramente contenti. La nostra agenzia si assicura sempre il meglio. E eccoci al primo piano. Sono 3 appartamenti identici, uno sopra l'altro, squisitamente rimodernati. Le chiavi speriamo di non averle perse. Oh, eccole. E se qualcuno di loro ha qualche preferenza? Ma non sono tutte e 3 uguali? Sì, in un certo senso, ma se permette vorrei darle alcune delucidazioni. Delucidazioni? No, guardi, senta, è meglio che lei accompagni i signori su. Sì, e le delucidazioni le dà a loro. E poi loro me le diranno tanto. Andrà sicuramente benissimo, grazie. Andiamo? Sì, sì, Chi è? Splendida architettura, non trova? Soluzioni nuove, decisamente d'avanguardia. Ah, sì, decisamente. Un architetto, suppongo. No. Allora chi è? Mi conosce benissimo. Sono Sergio, il fratello di Cristiana. Ah, sì. Sergio. Per fortuna siete venuti a Londra. È il posto ideale per incontrarsi. Io l'ho sentito subito quella sera che tra noi due, appena l'ho vista in albergo, come se mi fosse entrata dentro. Già, quella serata tragica. Tragica? No, no, pensavo a mia sorella. Ma s'accomodi. Grazie, molto gentile. Prego. Grazie ancora. Prego. Di bel nuovo. Dunque. Ma ci sarà una ragione se sono qui, no? No, dico, lei non chiede. Ah, perché dovevo chiedere. Scusi, mi sono sbagliata. Ci sarà pure una ragione perché lei è qui, no? No. No. Ce ne sono 2. Una per rivederla.
Sì, lo so che è una frase fatta, ma è vero. Passiamo alla seconda. La seconda ragione è... impedire che Cristiana sposi mio fratello. Beh, dico, ma lei o non dice niente o dice tutto. Va bene, ma allora è inutile. Io avrei dovuto rendermene conto subito, ma sì, è inutile che le parli. Interpreterebbe tutto a modo suo. Ma no, ma non si avvilisca così. Ma si rilassi un po'. Ma lei non sa, è una folle, una mitomane, una pazza scatenata. Ma chi? Cristiana! Giovanna, lei mi è molto... molto più cara di quanto non immagini. E questo avvertimento ne è una prova evidente. No, scusi un momento, per favore. Un attimo solo. Sì? Mi spieghi meglio. Si ricorda quella sera la collana che aveva perso? Tutto falso, tutto inventato. L'aveva nascosta lei stessa nella scatola della cipria. E tutto quello che inventa su di me, sono sicuro che dice che io voglio... Ma dov'è? Voglio ucciderla, farla fuori, inventa aggressioni, tubi micidiali infilati in gola. Te l'ha raccontata la storia del tubo? Ah, no, il tubo no, perché l'ho vista io. Era legata. Non la conosce, non sa di che cosa è capace, Cristiana. Quello era l'alibi. No, per Cristiana gli alibi li usa lei. L'alibi dell'alibi, come il nonno. Anche il nonno cerca un alibi. No, disgraziato, ne è stato la vittima. E cioè? È andata a stare da lui per un mese per riposarsi. Ma no. Alla fine del mese era morto. I nonni muoiono, è normale. No, ma non lessate in un bagno turco di 3 ore, non succede spesso almeno. E lo sa chi è andata l'eredità, solo a lei, tutta a lei. Però il vecchio la conosceva e ha vincolato l'eredità al suo matrimonio. Lei deve sposarsi! Mi spiego? Ah, si spiega benissimo. Se continua così avrò un bambino. Oh, sì, certo, perdon, mi scusi. Ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo. Ti amo, ti amo, ho bisogno di te, credimi. Io ti amo, lo sai. In fondo è stato soprattutto per rivederti che... Ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Non posso più vivere senza di te, non posso. Ah, io sono al Carlton Tower. Mi chiami a qualsiasi ora. L'albero, il nonno lessato. Ti amo. Tesoro. Boh. Tesoro? Splendida architettura, non trovi? Soluzioni nuove, decisamente d'avanguardia. Ah, no! Anche tu? Io la trovo assolutamente ripugnante. Ma... ecco, sì, guarda, e io con la confusione che c'è a destra, mi ci mancava solo il bagno, giriamo a sorpresa. Ma che dici? Sì, a sorpresa. Non importa, mi capisco io. Io... Hai finito? Si può sapere che c'è? Si può sapere. Sì? Cos'è successo? Sergio, il fratello di Cristiana. Me lo sono trovato qui. Mi ha chiarito tutto. E cioè? Non ci capisco più niente. Puoi cercare di spiegarmi? Cristiana è una simulatrice. Una mitomane calcolatrice. Pare che abbia assassinato il nonno, rovinato il fratello e ora tocca a noi, anzi a te. Ti sposa solo per prendersi i soldi e mollarti. Altro che farti fare le procure e amministrare i suoi soldi. E lei è la dritta. Qui se non facciamo presto. Senti, lasciamo perdere questa storia. Prendiamo tutte le valigie e andiamo in vacanza. Dico, sei pazza. E poi, scusa, è impossibile. Lo vedi che non sono ancora arrivate, che non... Avanti! Good morning. Le sue valigie, signore. Eccole le valigie. Va bene, signora. Faccio posare qui? Un momento. Siamo a posto, Franco. Ripartiamo subito. E se facciamo piano, Cristiano non se ne accorge nemmeno. Ma Giovanna, è assurdo. A parte il fatto che ormai abbiamo quasi finito il capitale. La Rolls Royce, gli appartamenti, l'aereo, eh? Ma che bisogno ne abbiamo? Prima, amore, che capitale abbiamo mai avuto? Ma scusa, tu, proprio tu ti smonti perché una storia si complica. Ok, ma c'è tutto il piano da rifare. Giù le valigie, Giovanna, presto. Franco, siete qui? Allora, che programmi abbiamo per questa sera? Non usciamo.
Certo, cara. Ho fatto di tutto, ma lui è proprio perdutamente innamorato. Non vuole nemmeno ascoltare. Ed oltretutto poi, ma lei non ci crederà, ma dice che la base sono io ad averle dato retta. Incredibile. E così lui crede alla prima venuta e non a sua sorella. Oh, per questo. È arrivata ad odiarmi mentre gli raccontavo di Cristiano. Era fuori di sé. D'altra parte è anche comprensibile. Non gli ho dato niente, neanche una prova concreta. E anch'io, in fondo, mi domando come mai l'ho potuto credere. Poi, così, senza nemmeno un momento di dubbio. No, le prove sono inutili. Cristiana saprebbe convincere chiunque, è mostruosa. Per difendersi non ci sarebbe che farla fuori. Questa è la verità. Allora, cosa pensa di fare? Fare. È proprio per questo che ho voluto vederla. Intanto lei capisce che io devo assolutamente fornire a mio fratello elementi più precisi su Cristiana. Ecco, se lei potesse parlarmene, darmi qualche particolare psicologico, elementi, notizie, lei è l'unica persona. Assicuralo invece, dà retta a me. Una bella assicurazione sulla vita a tuo favore. Non ti posso dare prove, ma questo cinico consiglio lui non la vuole capire. Beh, se Cristiana lo fa fuori, tu almeno avrai una grandinata di milioni in più. Sì, capisco che posso sembrarti ripugnante, d'accordo. Beh, è solo un'idea, no? Sì, l'idea è buona, ma convincere Cristiana... Scherzi. Lei ti vuole ammazzare. Se fate l'assicurazione reciproca, si becca anche il tuo premio sulla vita. Sì. Basta fare prima noi. Life is good, I can do the eyes of love. Beautiful, I can do the eyes of love. But you know, I'm telling you, girl, life ain't all the same. Take a look. You know, I'm telling you, girl, life ain't all the same. Take a look around you. Now you'll find that so it seems great. Life is just a crazy scene. I want you to know. Bisogna fare prima noi. È importante che siamo prima noi a pensare a... Certo, ammazziamo subito. Stai tranquillo. Dunque, nel Tamigi ce ne cascano tanti. Già, con una pietra al collo molto pesante. Beh, questo è già meno normale. Ma la pietra ci vuole. Già. No, ma quando si marcisce la corda... Adesso non mi ricordo più dove l'ho letto, però... No, quello deve essere un errore tipico. Senti, no. Se prendessimo del kerosene, la portiamo in campagna e le diamo fuoco. Che cosa vuoi che resti? Un po' di polvere. Come niente, quelli dell'assicurazione si mettono ad analizzarla. E addio. Dio, che idioti. Perché? Ma siamo due idioti. Ma perché? È roba da bambini. Noi stiamo cercando il sistema più sicuro per far scomparire il cadavere. Ma per l'assicurazione sulla vita il cadavere devono averlo. Se no non pagano. È proprio vero, siamo due bambini, è inutile. Vedi, noi con la morte non è il nostro campo, non c'è niente da fare. Siamo dei dilettanti, ecco quello che siamo. Comunque, resta il fatto che dobbiamo ammazzarla. Pronto? Ah... Perché
Perché no? Dove? D'accordo. Sì. Buonanotte. Sergio. Forse possiamo ammazzarla noi. E come? Oh, Sergio, tu non puoi immaginare che colpo è stato. È come ti ho capito, lo sai. Tutto ad un tratto. Sì, quando mi raccontavi di Cristiana, quel dolore, quella febbre. Sì, è assurdo, ma ho sentito improvvisamente di amarti. Dici sul serio? L'ho capito quando mi hai telefonato stanotte. Perché ti ho odiato. Sì, ti ho odiato. Ti ho odiato perché non eri lì con me. La più bella dichiarazione d'amore che io abbia mai sentita. Dio, che strano, Sergio. Da un giorno all'altro trovarsi ad amare uno sconosciuto e ad odiare il proprio fratello. O ad amare una sconosciuta e ad odiare la propria sorella. E non è successo lo stesso a me lì, in quell'albergo, la prima volta che ti vidi per quell'attimo? Mi è venuta in mente la tua frase. Eh? L'hai detta l'altra volta, parlando di Cristiana. Proprio qui. Qui? Mm. Ah, che bisognerebbe farla fuori. Certo, se non fosse che... Era sembrata assurda. Mentre ora... Oggi i fratelli non esistono più. Ti annientano. Ti umiliano. La famiglia... La famiglia. Dio mio, che orrore. I genitori almeno sono un male necessario, ma il resto... Sentiamo, quanto riacchiapperesti? Riacchiapperesti? Ah, tu intendi dire nel caso che Franco... Morisse, non stiamo parlando di questo. Beh, sì, quello... Quello che riacchiapperesti tu uccidendo Cristiana. Insomma, la parte che spetta ai fratelli, ecco. Praticamente tutto. Appunto. Praticamente tutto. Appunto. E tu praticamente ti guarderai bene dal farlo, non è così? Altro che andare sulla luna. Dentro di noi coviamo il Medioevo. Sì, i vincoli di sangue. La famiglia è intesa come tribù. Ah. E tu con Cristiana? Ti prego. È molto comodo consigliare agli altri le cose e aver paura di farle. Allora però non si prende in giro nessuno. Non si parla di Medioevo. Si dà l'esempio. Ma chi hai capito? Li uccidiamo, Giovanna. Tutti e due. Tu fai fuori lui, io faccio fuori lei. Vedrai. Tu mi dai la forza di un gigante. E anch'io te la do. Non è vero? Sì. Tanta. Domani alle 6, ti va bene? Domani? Le 6? Eh? Sì, certo. Benissimo. Sì, non credo che sarà un problema. Troverò... Sì, un incidente che sappia di suicidio. Sì. Dunque cerchiamo di essere precisi. Domani alle 6 aspetterò che tu esca con tuo fratello. Io vado da Cristiana e poi ci vediamo qui alle 9, innamorati, ricchi. E per Dio, liberi! Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Sai cosa pensavo? Cosa? Per te dico, sai. Ai docks, sulla sinistra, molto in fondo, sono abbandonati. Mi pare ci siano gli scivoli per il carico del petrolio greggio. Lì il Tamigi è profondo 9 metri. Se tu riuscissi a trovare una scusa per portarcelo. Sì, penso proprio che la scusa ce l'ho. Bene, è tardissimo. Devo proprio andare. Ma non vieni da me stasera? Domani, tutta la notte. Franco! Franco!
ciao. Ciao. Credevo Franco fosse a casa. Ah, Giovanna, Giovanna, se non avessi scoperto tutto di voi due potrei anche crederti. Che simpatica. Sentiamo, che cosa hai scoperto? Queste. Così ho finalmente capito com'è che avete sempre tanto da fare. Ma che? Ah, questo! Questo è un progetto. Ecco. E sì, perché ogni tanto noi decidiamo di mobilizzare i capitali e così. Sì, ma sono cose vecchie, passate, no? Ma scherzi. Questi sono progetti attualissimi. Guarda le scadenze. Tu? Ecco, guarda le date. Prima, seconda, terza. Comunque questo della Spagna mi sembra un affare sicuro. Un po' faticoso da seguire, ma in 2 o 3 anni. 2 o 3 anni? E su che lo sai. Se Franco ha deciso, sa molto bene quello che fa. Si vede che ha capito che dopo tutto la vita è basata sui soldi. Insomma, stai tranquilla. A me sembra un investimento di capitale molto saggio. Senti, ma tu come fai a sapere tutte queste cose? Il nonno. Ah. Sai, mi sono occupata tanto di lui e dei suoi affari. Mi ci sono dedicata con tutta me stessa. Anzi, volevo dire anche a Franco. Ma se... sicuro, ma senza dubbio. Anzi, guarda, glielo dico io. Così vedrai che per domani alle 6 sarà tutto fatto. Domani alle 6? Eh sì, abbiamo un appuntamento. Sai, sono cose che conosco. Certo, terrò presente anche questo per risolvere tutto. Ciao. Giovanna? Sì? Sì, sono qui. Ero passato proprio adesso giù da te. Ah, sì? Giovanna, che hai? Niente, sono un po' così. Tutto bene. Sono stato tutto il giorno all'assicurazione. Mm. Con la scusa di una polizza per mia madre, ho cercato di capire un po' meglio quando potremo riscuotere dopo che sarà avvenuto l'incidente. Sì. E tu hai novità? Trovato il posto? Credo proprio di sì. Senti, Franco. Dimmi. Io stavo pensando. Siamo sicuri, vero? Sì, di tutto questo. Di quello che stiamo facendo. Direi proprio. No, volevo dire, ma ne vale la pena, insomma. Non è che io abbia dei dubbi, ma volevo sapere. Giovanna. Proprio adesso, che ti prende? Noi due non abbiamo mai fatto questi discorsi. Già, forse perché... solo l'idea di una somma così grossa. In fondo è la prima volta che facciamo un colpo così. Un colpo vero. E allora? Ma sì, pensavo che in fondo può succedere a tutti, no? Ma sì, il denaro può cambiarti dentro, no? E corromperti. Farti diventare avido, meschino, equilibrato. Già come quella gente che vive solo per i soldi. E che perde soprattutto la libertà, la gioia di vivere. Sai, quando ero piccola io avevo il terrore proprio di questo. Diventare come i grandi. Senti, Giovanna. Stiamo per fare un colpo grosso, grossissimo. Il cervello bisogna farlo lavorare per riuscire, non per costruire teorie sul nostro passato o sul nostro futuro. E tu no, eh? Tu non costruisci teorie, progetti, niente. Ma cosa ti viene in mente? Sei matta. Io dico solo quello che penso e poi non sei sempre tu che decidi quello che dobbiamo fare. Non è così. Certo. Sono io. Yeah.
taxi, per favore. Cristiana, ciao. Io vado allora. Allora, il sopralluogo? Sì. Ai docks mi dicevi, no? È un posto perfetto, hai ragione. Hai idea di quanto sarà profondo il fiume qui? 9 metri, sufficiente. Magnifico. Non ci sarà nemmeno bisogno di stordirla. Sai, per l'inchiesta dell'assicurazione è importante che sul cadavere non si trovino segni di violenza. Certo. Era una cosa che mi preoccupava molto. Questo scivolo rende tutto più logico. Già, sembrerà un incidente perfetto. Portando la macchina poco più giù, appena appoggiata alla sbarra. Basta non mettere il freno a mano né la marcia. Alzando la sbarra, peso stesso. Farà scivolare la macchina e andrà giù da sola.
certo che poter aspettare una sera di nebbia. Tutto sarebbe più giustificato. Ecco, vedi? Questa è la posizione giusta. L'unico problema è questo palo. Si reggerà il peso della macchina. Stai tranquilla, non è un problema. Una Rolls di oggi è una piuma. Non sono mica più pesanti come quelle di una volta. Senti, volevo chiederti per l'assicurazione. Quando dovremmo incassare? Beh, dipende. Accertata la natura accidentale della morte, dovrebbero pagare subito 300. Poi le altre 200.000. Dovremmo decidere cosa farne. Sarà un problema, tu non credi? Eccomi. Ma sì, certo. Dimmi la verità, Franco, ti prego. Tu pensi che sia il momento di mettere la testa a posto? Cosa vuoi dire? Voglio dire, è quasi mezzo miliardo, ti rendi conto? Investito bene potrebbe essere un capitale che rende molto. Si può farlo raddoppiare in un anno e forse anche quadruplicare in due. Ci sono dei terreni ad Algeciras che nemmeno il Financial Times ha ancora segnalato. Se si riesce a farla fare prima della fine dell'anno, si piomba lì e si lavora sul piano regolatore come ti pare. Ho già studiato tutto. Incredibile. Come hai fatto? Era un po' di tempo che ci stavo pensando. Una somma del genere per forza finisce per farti riflettere. Non te ne ho mai parlato perché avevo addirittura previsto, eventualmente, di andare avanti senza di te. Ah, sì? Beh, era solo perché temevo che tu. Invece ti capisco. Non ti preoccupare. Se uno decide di raddoppiare in un anno, quadruplicare in due, diventare una potenza in tre, se insomma decide per i soldi, non c'è posto per nient'altro. C'è tanta gente che vive così. Beh, ci resta solo. È una questione di scelta. E lo sai? Si riconoscono quelli che hanno scelto. Non sanno più ridere. Ridono solo per una contrazione dei nervi, come i morti, qualche minuto dopo che sono morti. Non ti accorgi che non sappiamo più ridere neanche noi? Ma una volta uccisa Cristiana? Io credo che l'abbiamo sempre saputo che non l'avremmo mai uccisa. E invece tocca a me. Ti prego, alza quella sbarra. Ma che cosa dici? Ma tu sei pazza. Insomma, Giovanna, perché? Perché? Perché io ti amo e tu non mi ami più. Ma non è vero. È che... Perché io ti amo e tu sei cambiato. Ma tutti cambiano, Giovanna. È la vita. Perché vivere senza di te è come essere morta. Ma noi continueremo a vivere insieme. In un modo diverso, ma... Perché vivere come vuoi tu è come essere morti. E da quanto tempo pensi questo di me? Da poco. Da quando non sei più tu. Finirei per uccidermi in un modo o nell'altro. Magari senza accorgermene. E allora è più logico che sia tu ad uccidermi. O almeno è più logico che io lo preferisca. Solo... fai in fretta ad uccidermi. Ho freddo. Come? È semplice. Là, ti prego, alza quella sbarra. Ti prego, amore. È pazzesco. È pazzesco. Io non capisco. Ma allora dimmi. Dimmelo tu. Dov'è l'errore? Dove? Forse nell'aria. In tutti noi. Forse si tratta solo di cercare di resistere. Resistere. Già. Non lo so. Una cosa è volere i soldi per vivere liberi. E una cosa è volerli solo per poterne avere di più. Anche se questa è la norma oggi. Il buon senso. Non lo so, forse per questo dicevo. Franco! Franco, no!
Ti assicuro che a quest'ora doveva essere già nel fiume, a 9 metri. Ehi, dico, ma tua sorella dov'è? Scusa. Vedi di non fare scherzi che carica. Ti sei convinto che era meglio contentarsi solo di lui, invece di complicare le cose col doppio matrimonio? E vabbè, ma non si vive mica di solo pane. Ammetterai, dopo essere riusciti a farla assicurare e averla convinta a farlo fuori lei. Senti, ma tra l'altro, se noi ci sbrighiamo prima che la sorella torna, facciamo ancora in tempo a fare il colpo doppio, scusa. Senti, il rubinetto dell'acqua calda qual è? A destra. Non c'è il tempo di ammazzarlo e farlo sparire. Pensaci, solo sistemarlo, portarlo giù, buttarlo nel fiume e quello è tornato almeno 10 volte. Se è per questo, potete fare con comodo, Giovanna è morta. Che hai detto? Come morta, scusa? Morta. Morta nel fiume. Vabbè, va, siediti qui, per favore. Dai, su. Sparagli tra le gambe, che vuoi? Non ti impressionare, sai, c'è il silenziatore. Ma che stupidi, scusa. Se poi lo prendo, l'assicurazione trova i buchi e buonasera. Ah, già, sì, certo, è vero. Prendi i morsetti. Lo vedi che faccio bene a portare sempre tutto. Ah, bene. Beh, allora, non ti sei ancora seduto? Non ci metteremo mica a fare la lotta. Ma sì, troppo giusto. Comunque vi voglio avvisare che non vi servirà a niente. Sì, perché l'assicurazione non vi pagherà. Esattamente come non avrebbe pagato noi se avessimo ucciso Cristiana. Ucciso Cristiana? Come sarebbe? Fammi finire. Le assicurazioni indagano soprattutto sull'identità del morto, non su quella di chi va a riscuotere. E avrebbero scoperto che Cristiana era una truffatrice. Come lo scopriranno di me? Ok, ok. Sta a vedere che adesso siamo tutti truffatori. Senti, ragazzo, a questo punto non mi importa né di morire né di mentire. Se lo dicevo era... Era per voi, considerando tutte le spese che avete fatto. Il nono dell'elicottero, le comparse, l'albergo, le trasferte. Intendiamoci bene, noi abbiamo speso 10 volte di più. Sui 12 milioni, no? Lo stavamo giusto calcolando l'altro giorno con Cristiana. Credi che non ci siano venuti dei sospetti su di voi? Sì, certo. Ma poi ci è bastato fare il conto delle spese fra te, tua sorella e il mio mantenimento. Già, per dei truffatori di mezza tacca come voi. È divertente, sai. Cerca di farci credere di essere uno dei nostri e poi si tradisce con le frasi da gran signore. Non ti dico sua sorella. Poi. Non era mia sorella, mi pare evidente. Adesso copi. Cerotto. Subito. Ma chi è? E chi vuoi che sia? Giovanna. E se non è? Vi ho già detto che Giovanna è morta. Nell'armadio, dai. Né? Va. No, non è comodo. Per poco non ci morivo. Ma io dico che cosa deve fare una di più. Certo le preparo tutto, tutto. Ti chiedo una sola cosa, una sola. E tu lì tranquillo, non pesano le loro, sono una piuma. Ma non potevi stare più attento. No, D'accordo, uno dice voglio morire. Ma santo Dio, si calcola sempre se tu si spaventi, hai capito? Io volevo riconquistarti, volevo salvarti. Pensa che stupida che sono. È vero. Sì, è vero, io ho detto voglio morire, uccidimi. Ma non morire per colpa di un palafradicio, no. È deprimente, no. Non si fa questo mestiere senza saper fare un calcolo elementare di peso e pressione. No. Questa è la regola prima, non ammazzare il partner. A 9 metri. È pericoloso a 9 metri. Con una macchina. Fa freddo a 9 metri. Si può morire. E io... Stavo per morire a 9 metri, non ridere! Beh, perché ti sei messo quella roba lì? Ma dico, ma ti pare il momento? Tutti qui, eh? Oh! Giorno! Ma chi sono quelli? Guardali. Ma allora... Ma scusi, lei non doveva... Sua sorella? No.
No, noi credevamo che lo... No. No. Noi credevamo, noi due eravamo pieni di... Ah, perché loro non sanno che Guido c'ha una linea nessuno. E voi due eravate pieni di...